Le donne delle istituzioni contro i tagli e la chiusura di importanti servizi per la salute femminile nella città di Napoli. Questo il tema dell'incontro svoltosi questa mattina alla presenza dell'assessore alle pari opportunità Pina Tommasielli e delle rappresentanti di comune e provincia. Si è discusso in particolare sui consultori familiari, molti dei quali sono a rischio di chiusura a causa dei pesantissimi tagli che stanno subendo da anni, e sui centri di interruzione volontaria di gravidanza, introdotti dalla legge 194, la cui offerta in città rimane ancora insufficiente, costringendo le donne a soluzioni approssimative e pericolose. I centri di interruzione volontaria di gravidanza in questi anni sono via via diminuiti, adesso in città ne abbiamo solo 4, molte volte le liste d'attesa sono più lunghe del periodo stesso di applicazione della legge, che sono esattamente 3 mesi. I consultori familiari è già da un pezzo che a Napoli funzionano molto poco. Io credo che la riapertura dei consultori serva a tutti, serva alle donne, ma serve anche come esempio di una sanità che si confronta, di una sanità che parla con le nostre cittadine, ma anche con le immigrati, parla di tutte le problematiche che vanno dalla violenza appunto alla gravidanza. È stata poi contestata la delibera della Regione Campania che contiene le linee di indirizzo per dare sepoltura ai feti con meno di 20 settimane. Delibera che al momento ci sembra assolutamente fuori contesto, quantomeno fuori contesto. L'invito, perché questo dice la delibera, alle donne nel momento in cui si recano nei centri di interruzione volontaria di gravidanza, la proposta di un seppellimento. La proposta di un seppellimento significa dare il messaggio subliminale: quella è una vita, e su questo noi non c'è. Se una donna ci va volontariamente a farla, evidentemente ha una convinzione diversa. Ci sembra un po' terrorizzante sulla psiche della donna.